Chi vi parla è Claudio Simeoni e oggi sono da solo perché Francesco ha dovuto correre in ospedale per problemi di famiglia. Bene, questa è la 19ª trasmissione. In questa trasmissione vi continueremo a parlare del Sentiero d'Oro, però innanzitutto manteniamo sempre la disposizione delle altre trasmissioni. Io parlerò per circa una mezz'oretta, circa poco meno, prima di dare il via alle telefonate. Dicevo che innanzitutto devo rispondere alle richieste della radioascoltatrice che ci aveva chiesto di precisare l'altra volta cosa sono i lemuri. Credo sia stata l'unica ascoltatrice a cui non abbiamo risposto nella trasmissione precedente, anche se a dire il vero molte domande che ci erano state poste sono rimaste senza risposte. D'altronde siamo costretti a mantenere questo ritmo di telefonate in quanto questo caratterizza la trasmissione. Dopo lo spazio che noi ci prendiamo per esporre parte della nostra filosofia e religione. I lemuri, insieme ai mani e ai penati, fanno parte di quelle figure che vengono definite nella religione dell'antica Roma gli spiriti degli antenati. In realtà, col termine lemuri, vengono definiti gli esseri di sola energia vitale, quelli che in gergo comune vengono chiamati spiriti. I lemuri nascono dalle tensioni che scoppiano sul pianeta, temporali, terremoti, eruzioni vulcaniche, eccetera, e iniziano un percorso evolutivo lungo una loro via di sviluppo. Questi lemuri si nutrono di energia vitale, sia presente libera nell'aria, sia emessa dai vari esseri della natura, mentre sono attenti alle loro mansioni. Appena nati, i lemuri vengono definiti larve, si muovono in modo rozzo e senza una meta fissa e tendono ad attaccarsi alla prima fonte di energia vitale che dia loro soddisfazione. Parlando della vita degli esseri animali, degli esseri umani e degli animali in generale, noi emettiamo energia vitale di sapore leggermente diversa ad ogni mansione fisiologica a cui attendiamo. Quando siamo al gabinetto, quando mangiamo, quando facciamo l'amore, quando dormiamo, quando ci arrabbiamo, quando siamo in meditazione, quando siamo calmi, quando siamo tristi o felici, eccetera, emettiamo energia vitale leggermente diversa. Se sviluppiamo certi odori anziché altri, si avvicinano dei lemuri anziché altri. Quando noi siamo uguali a noi stessi, si avvicinano lemuri cui piace l'energia vitale che emettiamo quando siamo uguali a noi stessi. E questa vicinanza ci aiuta ad essere uguali a noi stessi, in quanto questi lemuri si cibano di energia vitale dispersa da chi è uguale a se stesso. Se noi siamo sottomessi, si avvicinano dei lemuri cui piace l'energia vitale emessa da chi è sottomesso e favoriscono la sottomissione dell'essere umano, affinché non solo continui ad essere sottomesso, ma coltivi la sottomissione in altri esseri umani. Di questo concetto ne parleremo diffusamente a Pasqua, nella trasmissione che farò dalle 17 alle 20 del giorno di Pasqua. La difficoltà di un essere umano a sottrarsi alla sottomissione è dovuta anche al fatto che deve sottrarsi alla ammaliazione dei lemuri cui piace la sua sottomissione. A volte si instaurano relazioni fortissime fra esseri umani e lemuri, tanto che molte sensazioni che si hanno, o presentimenti, sono trasmessi dai lemuri, che si hanno attorno, pronti a difendere la loro fonte di cibo e di conoscenza. Per i lemuri, l'essere umano, come ogni altro essere della natura, è anche una fonte di sapere e conoscenza. Il rito secondo cui il capofamiglia, nell'antica Roma, gettava delle fave dietro la schiena era un patto che egli intavolava con i lemuri. Prendetevi pure l'energia vitale che disperdo, ma non interferite nella mia vita, nel mio fare e nelle mie azioni. Ed era una dichiarazione di guerra che l'essere umano fa a chi tenta di sottometterlo. L'apprendista stregone spesso contrae un vero e proprio patto con i lemuri per un reciproco sviluppo. Prima che ciò avvenga si scatenano tutta una serie di lotte attraverso le quali l'apprendista stregone rivendica ai lemuri il proprio diritto a sviluppare il proprio potere di essere, in modo che alla fine di queste lotte rimangano soltanto i lemuri affini per desideri, fini e tensioni all'apprendista stregone. Castaneda chiamava costoro aiutanti. I mani, o il mane, in quanto si può usare sia il plurale che il singolare indifferentemente, riferendosi allo stesso oggetto,
altro non è che la carica iniziale che i genitori, riferendosi agli esseri, si riferiscono solo agli esseri della natura, i mani, mi raccomando, cedono per generare il figlio. In stregoneria non ci si può sottomettere al mani, in quanto il mani è il passato, è l'essere della natura e l'essere della natura è il suo divenuto, ma si può onorare il proprio mani sviluppando il proprio divenire. Se ci si sottomettessimo al mani, lo si trasformerebbe in mania, in ossessione. L'ossessione blocca lo sviluppo dell'essere umano. E nello stesso tempo non possiamo scordare mani, in quanto generare mani significa rinnovare la natura attraverso nuovi nati. Per questo il paganesimo onora mani, ma non si sottomette a mani. Mani è una delle essenze attraverso le quali si sviluppa l'essere natura. Veramente il paganesimo non si sottomette a nessuno. Per questo motivo nel paganesimo la centralità non è il padre o la madre, ma è il figlio. Nel paganesimo non è il figlio che deve essere educato, ma il padre e la madre che devono continuare un processo continuo di sviluppo del proprio sapere, della propria conoscenza, della propria consapevolezza, della propria volontà e delle proprie determinazioni. Il figlio cresce seguendo le azioni, le parole servono solo come corollario. Quando dei genitori dimenticano di sviluppare il proprio divenire, uccidono nel figlio la possibilità di fondare il proprio divenire. E quando quella possibilità è morta nei primissimi anni di vita, è poi molto difficile riprenderla. L'orrore difende se stesso e pretende di riprodursi. Spero di essere stato sufficientemente chiaro nell'esposizione. Bene, questo era per precisare la domanda dell'altra volta. La domanda che aveva fatto la radioascoltatrice l'altra volta è molto importante, rappresenta una pietra miliare nella costruzione del paganesimo. Per questo ho voluto rispondere in modo a parte, perché riuscire a capire il concetto che oltre agli esseri della natura, oltre agli esseri della natura esistono, oltre agli esseri della natura esistono anche esseri di energia che ci circondano e che fanno parte del nostro divenire, è importantissimo. Ed è importantissimo sapere che quegli esseri di energia non ci stanno sopra noi, non sono più potenti di noi, no, non sono dei dominatori, sono degli esseri che vivono per espandere se stessi, con i quali possiamo relazionarci o non possiamo relazionarci. Voglio premettere una cosa, quando si parla di apparizioni spiritiche, a volte, no, ricordo sempre che non prendo telefonate, per la prima mezz'ora di introduzione. Quando spesso si parla di apparizioni di spiriti che si vedono in forma umana, di solito però non sono lemuri, non sono spiriti della natura, sono individui che stanno sognando, cioè sono corpi di sogni molto densi che possono apparire o per sentimenti, sono legati a certe persone, allora appaiono, ma sono di solito delle persone che stanno sognando normalmente. Bene. Data questa introduzione, comunque ne parleremo, voglio continuare il discorso sul sentiero d'oro. Siamo arrivati al sesto quadro, vi ho illustrato, e oggi arriveremo al settimo quadro, settimo e ottavo quadro. Ricordo che nella comparazione per agganciarmi al fare dei cristiani userò il termine adorare in maniera impropria. Caro Beppi, non telefonarmi a dirmi anche tu adori qualcuno, lo faccio solo per farmi capire dei cristiani. Cioè, è un modo per riuscire a far comprendere quello che sto dicendo, magari fosse un modo inappropriato. Riferito al paganesimo, in realtà i pagani non adorano, ma si relazionano, costruiscono delle relazioni. I cristiani adorano un Dio, in quanto si sottomettono al Dio. I pagani si relazionano con ogni divino, in quanto sono divino essi stessi. Dunque, l'uso del termine adorare nella comparazione è strettamente strumentale. Vorrei che fosse chiaro questo concetto, una volta per tutte. Bene, i due quadri che oggi vi illustrerò sono questi. Fatto conduce l'essere e l'essere diventa Vertunno. Vertunno insegna all'essere come diventare oggetto, modificando se stessi attraverso la relazione con la noumenia dell'oggetto. Ricordiamo che il termine noumenia sta per indicare l'essenza della cosa. Fatto conduce l'essere e l'essere diventa Giano.
Già non insegna l'essere come fissare lo sguardo sul tempo mentre gli viene incontro, costruire il presente in funzione del futuro, mantenendo le radici nel passato. Ora, il settimo quadro, evocare Vertunno, significa pretendere energia vitale non solo per sviluppare la propria conoscenza del circostante, ma per diventare circostante noi stessi. Si diventa Vertunno, o ci si fa Vertunno, quando non solo si percepisce il circostante, ma quando si percepisce il circostante con gli occhi e i sensi del circostante stesso. Quando non ci si limita a percepire l'oggetto, ma si diventa oggetto noi stessi, attraverso un percorso di interazione fra noi e l'oggetto. Evocare Vertunno significa evocare la forza e la forma attraverso la quale interagire col circostante. Nel paganesimo non esiste il dogma verità. Esiste il dogma della direzione verso la quale muoversi. Vertunno è parte di quella direzione. Ricordo, Vertunno nella mitologia romana era una divinità della bellezza dei giardini e si era innamorato della ninfa Pomona. La ninfa Pomona aveva rifiutato ogni partner e Vertunno decise di circuirla. E si travestì da vecchio, si presentò a lei vestito da vecchio e cominciò a farle le lodi per come teneva bene i giardini, la sua abilità, l'arte nel curare i giardini, e cominciò a dargli suggerimenti, aiutarla nel curare i giardini, lavorarono insieme attraverso il corso delle stagioni. Quando la ninfa Pomona prese interesse per quella persona e cominciò ad ammirare quella persona, Vertunno si ritrasformò in giovane e gli si presentò a lei chiedendole in sposa. Cosa aveva fatto in pratica Vertunno? Anziché usare violenza e prendersi quello che non aveva, ha voluto ammaliare, ha voluto farsi venere per avere la relazione con Pomona. Questo è l'insegnamento di Vertunno. E Vertunno si è trasformato per diventare come l'oggetto amato, per avere le stesse passioni dell'oggetto amato, per coltivare gli stessi interessi. È questo che ci insegna Vertunno. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Vertunno? Per evocare il modo e la direzione con la quale interagire col circostante. Il pagano interagisce col circostante diventandone parte. Non se ne appropria, né lo saccheggia. Noi ricordiamo Vertunno per armarci di scudi con i quali percorrere il sentiero d'oro e affrontare le contraddizioni dell'esistenza. E questo era il settimo quadro. L'ottavo quadro. Evocare Giano significa evocare la forza del circostante che provvede a fondare il futuro attraverso l'azione nel presente. Ogni presente costruisce il nostro futuro. Ma la forza di Giano ci porta oltre. La forza di Giano ci colloca a guardare il futuro mentre ci viene incontro e ci porta ad agire nel presente in funzione di quella visione del futuro. Giano è un potere del circostante. Mentre costruisce il presente in funzione del suo migliore futuro possibile. Farsi Giano significa agire nel presente in funzione del futuro. Mentre il futuro ci viene incontro. Invocare Giano significa invocare il soccorso e la relazione con quella forza affinché sorregga il nostro fare. Noi siamo il prodotto di tutte le scelte fatte nei presenti passati e le scelte in questo presente fondano il futuro di cui siamo sempre e comunque responsabili. È importantissimo questo, perché anche questo, la figura di Giano, ci differenzia dai cristiani. Mentre nel cristianesimo e nel monoteismo in generale, oppure anche nelle sette che si divertono a suicidarsi, la visione del presente va fatta in funzione del passato, cioè loro leggono il passato e vogliono omogenizzarsi a quel passato. I pagani, al contrario, siccome devono dilatare se stessi, agiscono per costruire il futuro, cioè agiscono sempre in funzione del futuro. Però ricordando sempre che da dove sono venuti, cioè il passato che li ha costruiti, l'infinita sequenza dei presenti che li hanno preceduti. È importantissima questa di differenza perché ci differenzia i modi di vivere. Detta la cristiana, perché noi pagani adoriamo Giano e noi non adoriamo nessuno Giano, noi siamo Giano, ci facciamo Giano, per supportare le nostre determinazioni con le quali affrontiamo il quotidiano con le forze del circostante, che affrontando il loro quotidiano
agiscono in funzione della fondazione del loro futuro. Così possiamo camminare insieme, guardando il futuro che ci viene incontro e manipolandolo, agendo nel presente, essendo costruiti nei presenti passati. Giano è dunque coscienza in sé, oggetto in sé, forza del circostante e forza che abbiamo dentro, come quasi tutte le divinità pagane, attingendo da queste. Per determinare il nostro fare, costruiamo il nostro divenire, fino a formare la coscienza di sé universo. Bene, a questo, scusate, a questo punto sono arrivato all'ottavo quadro della Devotio che vi sto presentando. Ricordo ancora, che cos'è la Devotio? La Devotio è un'invocazione che se fatta tutta per intero, porta l'individuo a cambiare la direzione con cui guardare il mondo. Normalmente, per esempio, prendiamo sempre i cristiani come riferimento, quando recitano le loro preghiere, recitano atti di sottomissione. Invece la Devotio recita un inno al divenire dell'essere umano, cioè l'essere umano che si espande. La Devotio è una richiesta di potere di essere, è un modo di dire al mondo che ci circonda, ci sono anch'io, tu rispetta me, che io voglio rispettare te e possiamo camminare insieme. Bene, il sentiero d'oro inizia sempre con la premessa, è importantissima, perché il sentiero d'oro l'ho scritto io ed è il prodotto della mia visione e della mia stregoneria, per cui il sentiero d'oro è il prodotto del mio fare, ogni individuo ha il proprio fare. Ed è giusto che ogni individuo modifichi i vari aspetti a seconda delle proprie predilezioni. La premessa del sentiero d'oro dice questo. Il sentiero, ricordiamo che non prendo telefonate, ho quasi finito comunque. Il sentiero si può scomporre in molti aspetti, ma è unico. Il sentiero è una coscienza di sé, ogni parte del sentiero è coscienza di sé, l'insieme delle sue parti sono consapevoli di sé, io le ho viste viventi. Il sentiero ha bisogno di esseri che lo percorrano, egli provvede a cercarli, egli non impone il modo con cui essere percorso, egli non detta le priorità, egli non detta le specificità, egli non detta gli obblighi, egli non detta i nomi attraverso i quali definire questa o quella coscienza di sé. D'altro canto io non sono riuscito a vedere l'intero sentiero, ma solo quella parte che coincide col mio essere, col mio fare, con le mie scelte. Il sentiero è libertà, sempre, in ogni aspetto dell'esistenza. Il sentiero nel suo insieme è l'anticristo. Nella trasmissione di Pasqua vi presenterò l'anticristo anche. Come anticristo è ogni respiro che anelia la libertà. Può essere che quel respiro, a volte anziché aria ricca d'ossigeno, respiri gas velenosi. Può essere che debba soffrire d'asma, ma il suo fine, il suo divenire, è una libertà totale come risposta alle necessità dell'essere umano. Sto partendo con le telefonate in questo momento, vediamo una telefonata. Pronto? Ciao. Cooperativa? Sì, pronto? Se puoi parlare in diretta. Certo, sei in diretta. Ok, perché mica lì è una questione, guarda come sta sul volo, proprio di albanesi. Se puoi parlare di No, questa è una trasmissione religiosa. albanesi. Ah, ho sbagliato l'orario, mi scuse. Prego. Comunque. Oh, scusa, forse ho messo giù il telefono troppo presto. Mi scuso con il radioascoltatore. Ma questa è una trasmissione religiosa e noi non vogliamo parlare di politica, non ci interessa parlare di politica o di questioni sociali. Anche noi abbiamo la nostra idea sulle questioni sociali, abbiamo la nostra visione del mondo, avremo anche noi le nostre ricette come risolvere le questioni, però sappiamo che se noi facessimo le ricette sarebbero delle persone che si adeguano a quelle ricette. Noi ci interessa che le soluzioni vengano fuori dal fare umano, non da un'imposizione o da ordini o da qualcosa. Per cui a noi non interessano le questioni politiche. Ora, arrivando in attesa delle telefonate, voglio andare avanti con la Devotio. Abbiamo detto che siamo arrivati all'ottavo quadro. Proviamo un attimo a leggere la Devotio come fa in questo momento. Ricordiamo che le telefonate sono sempre in attese. Necessità fu, origine dello spazio dei mutamenti, necessità condusse fatto e fatto divenne necessità. Necessità insegnò a fatto come libertà si ossequia a necessità ed egli, fatto,
sia necessità di ogni essere nella ricerca di libertà. Fato condusse mani, e i mani divenne fato. Fato insegnò a mani come il cogliere l'occasione fosse per essi fondare il proprio divenire. Mani volevano esistere, diventando uno con Fato. Fato condusse i lemuri, e i lemuri divennero Fato. Fato insegnò ai lemuri come il cogliere l'occasione fosse per essi fondare il proprio divenire. I lemuri volevano esistere, diventando uno con Fato. Vediamo un'altra telefonata. Pronto? Basta! Molto bene. Abbiamo sentito anche questa telefonata. Fato conduce l'essere, e l'essere diventa Veiove. Veiove, vediamo un'altra telefonata ancora. Pronto? L'ases, iuate. Molto bene, c'è qualcuno che ci sta bloccando. Comunque, grazie. Pronto? Pronto? Abbiamo delle forti interferenze col telefono, o meglio, c'è persone che ci stanno bloccando. Ringraziamo naturalmente tutti i cristiani che fanno questo, e visto che questo è il loro Dio, li ringraziamo sempre. Pronto? 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 Molto bene, andiamo pure avanti allora con la devozio. Vediamo ancora le telefonate, ma... Pronto? Pronto? Ciao, Beppi. Ciao. Dimmi. Voglio sentire voi, te lo do. Dimmi, dimmi. Voglio fare un'altra domanda. Dimmi. Cosa pazienza che mi sono vecchio e rimambito. Voglio domandare quei che si era occupato. Sì. E siete a... Sì, quella di oggi. Sì, qui di oggi e anche qui di altra volta. Ma sì, anche a voi altri, no. Adoratori del sole. Guarda che quella setta che si sono ammazzati l'altra volta erano cristiani. Adoratori del sole ieri. Sì, ma venivano fuori dai mormoni. Era una scissione dei mormoni. I cristiani che ieri incapo altri prima di diventare pagani. No. Se ci sta battezzai. No, no. No, no, no. E sicuro te mi hai detto che tua mamma te l'ha battezzata? Sì, mi hanno fatto violenza. E ti hai fatto anche comunione. D'accordo. E ora anche voi altri si vignu fuori? No. Da Nacosto e Adamo? È diverso. Loro erano dei predicatori cattolici, cristiani, mormoni, credo. Ma mi so curioso. Sì. Perché per me... è una roba nuova di 100 anni, momenti che so il mondo, e sento sta roba, e ti ho detto che è una trasmissione religiosa. Certo. E ora te professi anche a te la religione. Il paganesimo è la mia religione. E te hai dei dei? Non ho degli dèi. Adorate i dèi in capo agli altri. Ti cosa ho detto prima, Beppio? Sapevo che me lo dicevi. Ho detto i nomi. No, ma... Giano, Giano. Sì, certo. Ma è diversa la relazione. Non lo adoriamo. Ci facciamo Giano. Diventiamo noi Giano. E insomma, qui è una monada di la verità. È una roba tua. I giudici... Che te pensi ti insomma. Certo, mi e tu stiamo parlando. Certo. Parlami, te domando scusa. Ma mi piace se ascolto una roba e manco capire che cazzo che vi fuori. Ti curo e mi ciao. Ciao, grazie. Pronto? E qui abbiamo sempre dei disturbatori continui, comunque a noi va benissimo. Allora, riprendiamo un attimo la DeWatt, prendiamo ancora il telefono. Pronto? 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 Vabbè. Oggi siamo alla caccia di telefonate anonime e silenziose. Pronto? Bellissima questa, cioè effettivamente i cristiani sono favolosi in questo genere di cose. Non sapendo discutere, per difendere il loro Dio macellaio, devono ricorrere a questi mezzucci. Pronto?
e siamo ancora le solite. Sicuramente si sono scatenati. Bene, prendiamo un attimo la The Watcher da dove l'avevamo lasciata. Mi segnalano telefonate in continuazione. Oggi probabilmente andremo avanti in questo modo. Pronto? Io. Ciao. Ascolto sempre. Ho telefonato pure perché purtroppo adesso devo andare via e non posso ascoltarvi. Spero di ascoltare la replica questa sera, stanotte, non so. No, come... non troverai trasmissioni diverse perché non le sto duplicando. Beh, mi dispiace. Allora, intanto ti esprimo la mia solidarietà. Grazie. voglio dire, condivido il tuo pensiero in pieno. Mi dispiace che le persone non capiscano e telefonino e si nascondono sempre dietro il telefono e sono praticamente i soli, sono dei traditori, non dico no altro. Ma non ha importanza, sai, è il modo di fare dei cristiani, però sì, no, hanno il tradimento nel sangue. c'è poco da fare, figliacchi come non mai. Ti saluto, grazie, ciao. No, il problema è che il comportamento dei cristiani purtroppo è questo, non cambierà mai. Pronto? Il sistema dei cristiani è questo, non può cambiare proprio perché è il loro Dio che glielo ha insegnato, è il loro Gesù di Nazareth che lo ha insegnato, è Wojtyla che gliel'ha coltivato. Vediamo ancora sempre le telefonate. Pronto? Pronto? Buongiorno. E niente, voi salutate e mi dispiace perché hai telefonato che ti interrompe sempre. Devo ascoltarti e mi dispiace tanto. Grazie, ma non ti preoccupare, purtroppo bisogna affrontare anche questo. Sì, ma non si fa così. Cioè. Ma sai, mi aspettavo che prima o dopo dovesse avvenire questo. Mi dispiace tanto. Comunque continuiamo noi. Ecco, va bene. Grazie. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Molto bene. Vediamo ancora un'altra telefonata. Pronto? Dimmi. Scusa, tanto mi metto il ritorno sempre Betty. Sì, dimmi. E voi lo dite, guarda. Ma mi vorrei anche darti un consiglio. Dimmi. Se te lo permetti. Dammi consiglio. Sì, ascolta. Dite sì, altre per la tua trasmissione. Ed è giusto, ma per cosa vedo insultare tutti i cristiani? Se vedo editi che ti fa combattere, e non te puoi offendere tutti i cristiani, e sono cammino cristiano, e te chiamo e parlo, te ha capito? Sì, è vero. No, forse non sarò cattolico, ti dico forse perché hanno capito un caso. Mi ha 100 anni che sono messi al mondo, ma la religione mi avevo fatta per conto mio. Go capio. Te ha capito. Go capio. Voglio dire, però, ti sei insolente nel senso... No, io sono cattivo con i cristiani, Beppi. Tutti i cristiani, e vada, che viene una bella pacca. Lo so. Io dovrei mica allora a offendere... senza che altri e te faccia ma grazia e ci offende, no, ti offendi tutti, anche qui che non ti dice niente. Beh, ma tu le hai ascoltate le ultime prediche dei vescovi, le ultime prediche di Wojtyla? Ma mi non ascolto un caso. Ah, sì, bene. Non ascolto la mia coscienza. E vivo con la mia coscienza. Ma ti, Beppi, te che telefonaresti a Wojtyla a dire che ti stai dicendo cassai? Ma mi non che telefono mia nessuno, è venuto a spendere gai. no, certo, mi altro che ognuno viva. Va bene. Mi vivo a sopravvivere, dico la mia idea e basta, però sta attento che ti, mi telefono a casa mia. Ma ti tengo un microfono in mano. Ah, ma anche voi tira, anche i vescovi. Ma bisogna che te abbi rispetto tutti. Ma sai. Guarda che te sei. Va bene. Se del mare a radio. E sta radio qua è sana per colpa tua. Sì. Allora, cominciamo a dire questo. Caro Beppi, io so benissimo che gli cristiani si sentono offesi.
Però tutto sommato non è che più di tanto mi interessi, perché io sono estremamente offeso da quello che dicono e fanno i cristiani. Che dopo fra di loro ci sono dei cristiani onesti, dei cristiani diversi o che si adattano in maniera diversa al mondo, io lo so benissimo. Ho grande rispetto per Beppi e per tante altre persone, non ho rispetto per il cristianesimo, non ho nessun rispetto. Perché mettere in ginocchio le persone, perché distruggere le persone, bruciarle, torturarle, impedirgli di parlare, impedirgli di esprimere il loro pensiero, portargli via i beni, questo sono cose inaccettabili e sono cose che Wojtyla e i cristiani praticano ancora. È chiaro che Beppi dice, mi no, io mi tiro fuori. È chiaro che in mezzo ai cristiani ci sono tantissime persone che non accettano questo. Tanto del respiro della libertà è venuto da cristiani che sono stati bruciati come eretici però. Beppi sarebbe bruciato come eretico. Cioè, chiariamocelo questo. Quando io parlo del cristianesimo in quanto tale. Vediamo un attimo le telefonate e vediamo qualche altro disturbo. Pronto? Ciao. Ciao va. Non riuscivo a prendere la linea. Pronto? Dimmi. Non riuscivo a prendere la linea, non so. Vabbè. Cosa è successo? Ascoltami qua. Ciao. Nella nostra società c'è la libertà di religione, quindi voglio dire, non puoi dividere il mondo tra cristiani e pagani. Non... Sei Flavio? Come hai fatto a scoprirmi? Scusa, sei Flavio? Sì. Francesco, siccome non c'è, mi ha lasciato detto di lasciarti 4 minuti. Vabbè, allora tu sei un automa che obbedisce a quello che ti dice Francesco. Ma infatti. Ti sei sottomesso a Francesco. Certo. No, dai, non voglio fare discorso, voglio solo dialogare. Non ti do 4 minuti da adesso, vai. Ma non voglio fare un discorso, voglio dialogare con te. Se ti faccio delle domande mi devi rispondere. Hai capito? Pronto? Sì, sì, ti ascolto. No, mi devi rispondere. Io ho 22 anni, no? E la sera ogni tanto mi piace andare in discoteca. Te vai in discoteca? No. Potresti definire l'ambiente che c'è in discoteca come una sorta di neopaganesimo? No. Di qualcosa di neopagano? No. Molti lo fanno? Fatti loro? Cioè, problemi... E perché lo farebbero? C'è qualche cosa che ravvisano, che riconduce a quella cosa? Dovresti chiederlo a loro. Cioè, dovresti chiederlo a chi fa queste affermazioni, capito? Dice... Eh? Cioè, dovresti chiederlo a chi fa queste affermazioni. Cioè, esistono delle persone... Ma io lo so che dovresti chiederlo a loro, ma siccome anche tu ti devi porre questo problema, visto che... No, ma io non me lo pongo proprio, cioè, per me non esiste. E perché non esiste? Perché è una cosa che per me non esiste come problema. Cioè nel senso che ogni persona fa quello che vuole, però non ha risvolti religiosi. Ascolta, ma il culto per la bellezza è qualcosa che possiamo ricondurre al neopaganesimo? No, se è solo come forma. Beh, come fai a dividere poesia. La forma e la sostanza, scusa, in questo caso? Cosa intendi per quello che hai detto? La bellezza è soddisfazione dei propri bisogni, delle proprie necessità. La bellezza come forma è negazione di questo. Cioè, se si ferma la forma, nella misura in cui si ferma solo la forma, è negazione di soddisfazione di bisogni. Tieni presente che il pagano guarda i bisogni delle persone che stanno peggio. Non ho capito, devi spiegarti meglio perché... L'artista che fa una bella statua... A me non dice assolutamente niente. Riuscire a soddisfare i bisogni di una persona per me è importante. E per me è bello. Cioè il bello sta nella soddisfazione delle persone. E i bisogni intendi persone. Materiali o spirituali? Indifferentemente, non esiste l'uno senza l'altro, l'altro senza l'uno. Chi ha la pancia vuota non pensa allo spirito. Come dice Aristotele, d'altronde. No, non lo so se l'abbia detto lui. Comunque sì, Aristotele so che era un schiavista, per cui non mi interessa più di ma tanto. Ma la schiavitù nella società pagana antica era ampiamente accettata? Sì, ma è molto diverso il discorso. Aristotele ne fa qualcosa di disprezzo. Ma... A un certo punto si chiede, ma perché devono esserci gli artigiani, devono esserci gli operai, della gente che lavora? Era la mentalità dell'epoca, non è no, che... No, è particolarmente... Aristotele... E comunque lui, voglio dire, e poi un'altra cosa, ma tu dici che tu ti fermi all'epoca sillana, come quando parli del paganesimo, perché ritieni che con l'avvento dell'imperatore Dio
si appunto si realizzino le premesse per la venuta di un Dio, Dio appunto unico che sottomette i propri fedeli e i credenti, giusto? Sì. E il paganesimo egiziano? Come si può Guarda spiegare? Che era già in decadenza, eh? Era già in decadenza quell'epoca. Quando no, parlo del paganesimo egiziano, quello dell'epoca dei faraoni e dei regni dell'Alto Medio Egitto, dove c'era il faraone che era praticamente un dio in terra. Secondo te quante divinità pagane ci sono? Ma ce ne sono innumerevoli, però nel paganesimo egiziano, che poi è l'origine di tutti i paganesimi, il faraone era un dio assoluto e per quello gli tributavano onori, gli costruivano le piramidi. E il paganesimo egiziano non è uno dei tanti, è un paganesimo che ha avuto... È uno dei tanti. Sì, al di là delle influenze che hanno avuto su Medio Oriente, non puoi negare che non è importante questo. Tutte le figure mitologiche egiziane hanno dei collegamenti con le figure mitologiche dell'Asia Minore, vero, e greche, è vero, romane. È vero. Fa tutto parte del gioco ariano, fa tutto parte della cultura ariana, dei vari movimenti, ma non è importante questo. Ascolta qua, invece una cosa importante, vorrei che tu spiegassi la differenza che c'è tra la concezione lineare della storia e la concezione circolare della storia. Perché essendo pagano tu dovresti credere che il mondo è eterno. Giusto? Boh, rispetto alla concezione cristiana sicuramente sì. No, perché rispetto alla concezione cristiana? Perché l'eternità è solo un fatto soggettivo. Cioè dal momento che io vivo un tot anni, dal momento che la mia specie vive da qualche milione di anni, dal momento che il pianeta vive da 4 miliardi di anni, ma cosa l'eternità ne sai è sempre un dato soggettivo. Ma come sarebbe a dire, cosa ne sai che il pianeta vive da 4 miliardi di anni? Mi basta l'analisi della scienza. Ah, ma allora tu ti affidi alle analisi scientifiche? Non è che mi affido, ma mi forniscono un numero di prove sufficiente per avvalorare ciò che si dice. Cioè non mi danno un numero di prove che sono sufficienti per quindi fare un'idea credi o per modificare delle idee precedenti. Tu credi che quindi che il mondo abbia avuto un inizio e quindi avrà una fine? No, non dico questo. Il mondo, l'universo come noi lo conosciamo, ha avuto un inizio, ha una fine e si riproduce come universo come noi lo conosciamo. Quindi il mondo è eterno? Anche riproducendosi, evolvendosi, però il mondo rimane eterno. Qua, sotto certi aspetti si può dirlo, però è solo sotto certi aspetti. È pericoloso fare di questi aspetti l'assoluto. Cioè non si può dire le cose in assoluto. Si può dire, sotto certi aspetti si può affermarlo. Dunque è così. Praticamente in una concezione lineare della storia, la concezione lineare della storia che hanno i cristiani, in cui c'è un inizio, c'è una fine e in cui nel mezzo c'è la rivelazione la rivelazione di Gesù Cristo. Ma in cosa consiste questa rivelazione? Spiegami in cosa consiste questa rivelazione. La rivelazione? Tu dici che c'è una rivelazione, in cosa consiste questa rivelazione? No, vabbè, ma adesso no, è importante saperlo, no? Sì, no, vabbè, a parte quello, mi interessava appunto dire che con una concezione lineare della storia il tempo si percepisce in maniera diversa, no? Si percepisce il tempo come drammatico, per cui l'uomo deve lottare per salvarsi e per guadagnarsi un posto sì, nell'aldilà. Sì, ma in cosa consiste la rivelazione importante? Altrimenti l'uomo cosa fa? Cioè, se diamo sostanza a cos'è la rivelazione divina, possiamo sapere l'uomo cosa fa, ma se non diamo sostanza alla rivelazione divina, non sappiamo cosa l'uomo deve fare. Cioè, è importante sapere questo. Cosa rivela Gesù? Cosa rivela Dio? Cosa rivela? Beh, lì... Il fatto è che non rivela nulla. Non esiste una rivelazione. Non esiste niente. Esiste soltanto l'imposizione di una rivelazione. Io ho rivelato. Col cavolo, non ha rivelato niente. Cioè, c'è il vuoto assoluto. È questo che i cristiani non riescono ancora a capire. Che loro, nella loro dottrina, hanno solo il vuoto. Hanno il nulla. E propagano questo nulla soltanto attraverso l'imposizione e la forza o attraverso l'imbecille che butta giù le telefonate. Sì, cioè, vabbè, il niente, stai parlando
Va bene, e dopodiché il niente ha un'altra forma. Cioè, se io dico questo è buono, sì, tutti pensano però al loro buono. Beppi, quando pensa al buono, pensa a quello che lui pensa che sia buono, ma non pensa a cosa io ritenevo a dire, cosa volevo dire dicendo che è buono. Non pensa all'inganno dietro le mie parole. La ragazza che viene a leggermi il passo del prete dicendo ecco questo dice e questo la Bibbia la conosce, perché non si prende una Bibbia e non se la legge? Costa 20.000 lire una Bibbia. Cioè, capisci? C'è il rifiuto di andare a verificare le cose. Per cui non esiste nessun'altra concezione della storia se non lo sviluppo lineare degli esseri che vanno dal Big Bang, se lo vogliamo chiamare in termini scientifici, o dal caos primordiale, o dal disco giallo in campione, alla ricostruzione della coscienza universo. Noi siamo all'interno di questo processo, per quanto piccoli e infimi siamo. Sì, vabbè, comunque, per carità, però, non, secondo me, trinci dei giudizi un po' troppo sommari sul cristianesimo, ecco. Io non, cioè, te lo dico perché dopo è logico, tu, sembra che lo fai apposta per attirare gli strali di quelli che sono cristiani, comunque sono vicini al cristianesimo, però se tu moderassi magari il tuo modo di parlare riguardo al cristianesimo, cioè, non dico che non riceveresti nessuna telefonata, però voglio dire... Scusa, mi spieghi una cosa, perché dovrei moderarlo? Cioè, perché dovrei ingannare le persone che mi ascoltano? Perché mi sembra che scarichi le tue frustrazioni sul cristianesimo, non io ha senso. Non ho frustrazioni da scaricare. Non capisco nessuno, una persona, diciamo, razionale, una persona che fa professione di una filosofia o di una religione, è un atteggiamento più distaccato? È un atteggiamento che non è vissuto, tutto che non furore, è partecipe. Tutto questo furore, questa emotività non va a discapito della comprensione reale dei problemi e anche della comprensione reale del cristianesimo e anche del paganesimo? Cioè, dopo si via, alla fine diventa un discorso troppo ideologico. Io ti faccio un solo esempio. Aspetta, ma alla fine diventa un discorso ideologico, è quello che la gente vuole capire. Il problema è che esistono delle cose in questo momento che sono drammatiche. E le cose drammatiche vengono vissute come ovvietà. E non è possibile che le persone continuino a vivere come ovvietà. Non è possibile che le persone siano disponibili a mettere in discussione la Chiesa Cattolica come gerarchia, ma non Dio. Dio non si tocca. Siamo pazzi. Una cosa che non esiste, una cosa che ha messo in ginocchio le persone, non si tocca. Uno a Nazareth ha sparato tante cazzate, che più cazzate non si poteva, le ha rivestite, qualcuno le ha vendute, interpretate, e non si può dire che ha sparato cazzate. Cioè, io non riesco a capire la falsità, la menzogna, truffare le persone, metterle in ginocchio. Sai quante fobie, quanta gente che va fuori di testa per non chiamare le cose col loro vero nome? Questo non, per me è veramente angoscioso questo. Sì, cioè, perché non chiamiamo le cose come si chiamano? Perché non diciamo le cose come stanno? Perché dobbiamo dirgli alla vecchietta che sta morendo, sai, dopo va in paradiso, quando sappiamo che è stata fregata tutta la vita? Ascolta, ma allora praticamente... Sì, vabbè, è un discorso che può essere, però non... Cioè, voglio dire, non puoi offendere in modo deliberato... Ma io non sto offendendo nessuno, sto chiamando le cose col loro nome. Sì, se poi qualcuno si sente offeso, questo è un problema suo. Tu chiami Cristo il pazzo di Nazareth. Perché... Ma puoi dare dei giudizi. Ma scusa, ma non te l'ho spiegato abbondantemente. Uno che dice non passerà questa generazione senza che mi vedrà scendere dalle nuvole. Ascolta, e di fatto la generazione passa e lui non è sceso dalle nuvole. E gli do il pazzo dopo 1500 anni di verifica, insomma. Sì, ma tu... Cioè, era pazzo, insomma. Doveva essere ricoverato. Non è stato ricoverato. Ed è andata in questo modo. È stato venduto e giocato. Però in effetti è un pazzo. Sì, e le persone sono state messe in ginocchio, sono state distrutte, umiliate, milioni e milioni di bambini anche... sono stati annientati, proprio per il gusto di annientamento. Tu puoi ritenere anche che sia un pazzo, però devi anche capire che ci sono delle persone magari che sono state imbrogliate, che sono state truffate, tu nei loro sentimenti. Inconsapevolmente offendi la sensibilità di alcune persone. Ma io le sto tirando fuori dalla truffa. Cioè, se qualcuno viene a dirmi, tu Claudio, stai dicendo le cose non vere,
piglia i testi per mano, i testi cattolici che i cattolici hanno venduto alla gente, li prende e mi dice: guarda, qui non è come dici tu e qua non è come dici tu. Non è vero che la Chiesa cattolica ha ucciso, non è vero che ha sterminato, non è vero che Dio ha ucciso. E allora io dico: ho sbagliato. Però me lo si dimostri questo, cioè mi si dimostri che quelle persone non sono state truffate o imbrogliate. Tu non critichi il cattolicesimo, critichi il cristianesimo in globalmente. Io critico tutti, critico i musulmani, i monoteisti, critico tutti gli ebrei, io critico indifferentemente tutti. Ho già detto che il termine cristiano è sinonimo. Tu non critichi solo praticamente il monoteismo, la religione cristiana e musulmana, magari facessi solo questo. Tu rifiuti completamente un'intera tradizione culturale, filosofica. Tu, quello che è stato imposto con le armi, sì. Ritieni che Cicerone sia un deficiente, che Aristotele che sia un mona, che Platone beh, sia un cretino. Cicerone parla della provvidenza, ostrevetta. Cioè, alla fine non si va da nessuna parte, così. Cioè, tu ti costruisci una tua identità, certo. Una tua identità fittizia e praticamente... E sono responsabile di quello che faccio, almeno. Praticamente rifiutando... A differenza di chi distrugge le società e non è responsabile di questo. Praticamente chiudendo a priori la porta a qualsiasi tipo di riflessione, a qualsiasi tipo di proposta filosofica. No, guarda che la porta non è chiusa. È uno che non si può parlare con uno che ritiene che Platone sia un pezzo di merda o che Aristotele un imperatore, sia un mona, scusa, che Nietzsche sia un deficiente, che tutto il resto della filosofia è niente perché quello che dice lui è vero e basta. Non si può parlare con uno così. Il problema non è questo. Se vuoi parlare in questa maniera così, allora sei un ideologo, perché anche i marxisti non riconoscevano altra verità all'infuori di quella marxista. Beh, siamo perdendo un attimo i marxisti, va. La loro ideologia i marxisti era... si contano con la punta delle dita, se ci sono stati 10 è troppo in tutto il mondo. Cosa? Di marxisti. Sì, vabbè. Comincia...